Finalmente siamo riusciti a trovare il rapitore di Alice faccia a faccia, che mi sembra abbastanza psicopatico perché lui ha già letto tutto e quindi ce l'ha con Alan Wake perché sarà un dio quando avrà il controllo editoriale. Non ha senso mai sta cosa. Comunque, cosa accadrà? Lo vedremo insieme in questo video. Quindi, ragazzi, mi raccomando, spolliciate il video per supportare la serie, lasciate un commento alla descrizione e adesso vi lascio al video. Ciao! No! Torna qui! Giuro che se tocchi Alice ti faccio fuori! Mi senti? Torna subito qui! Aveva Alice e voleva il manoscritto perché pensava avesse dei poteri magici, ma non avevo alcun manoscritto da dargli. Dovevo tornare da Barry o delle pagine, magari. Cosa fare. Sì, ora che sono in cima in greppa al monte devo tornare indietro. A parte dove sono le antenne, non lo so. Non lo so mai. Comunque, ragazzi, adesso devo tornare indietro fino al cottage. Cosa c'è qui? Batterie 12. Ok, ne ho consumate un mucchio, nello scontro contro quella specie di boss. Cos'è sta roba? Ah, ok, non mi sembrava una formazione di alberi strana. Non cadere di sotto. Freccia a destra, ok. Cosa c'è qua sotto? Sì, ma aprila però. Bello. Ok, Alan, sei un perfetto equilibrista, complimenti. E soprattutto la fisica vuole che se un essere umano si posa sopra il coperchio e questo riesce comunque ad aprirsi sollevando l'essere umano sopra. Oh, è bellissima sta cosa. Quello che è appena successo è epico. Allora, torniamo da Barry. Vai su, ciccione, che babbaro che non sei altro. Ho raccolto un bengala a gratis. Qui c'è una pagina che sbrilluccica. Alice ha Una paura del volta buio, ma lo Alice. sapevamo già che Alice aveva paura del buio. Ha questa fobia. Ah, di qua mi sa tanto che mi faccio del male se scendo così. Ok. Però così no. Allora, la vedo un brutto signore. Qui vedo un albero a sinistra, però ho visto anche una nota, mi pare. Sì. No, non so cos'è. Un qualcosa di sbilluccica, una pistola. Cioè, la trappola. Sparito. Vabbè, ovvio. Allora, qua ci sono le trappole, ma io le posso disattivare? No, non posso. Ok. Quindi farò in modo di farci andare loro durante il combattimento. Ma scusa, saltiamo perché la voglio evitare. Ma dall'altra parte dell'albero, che ci sta qualcosa là? No, non cadere, non cadere. L'ho visto scivolare malissimo. Buongiorno, sono le pizzeria da Luigi. Sono venuto a consegnare una pizza, formaggio e funghi. No, ok, non ci sta niente qua. Un saluto a tutti quelli che lavorano dalla pizzeria da Luigi, che ho sparato un nome a caso. Non so neanche se esiste una. Probabilmente sì, una pizzeria da Luigi da qualche parte. Boh. Salve. Guarda quante trappole! Buonasera, sono dell'Alitalia. Una grave perturbazione scatena un fenomeno atmosferico. Nebbia con precipitazioni oleose di oscurità sulla foresta di Bright Falls. Ricordate di depositare le chiavi o perderete la caparra. Posso? Dai! E poi è uscito il legno, dalle lattine è uscito il legno, vabbè. C'era una volta un equilibrista che sui legni andava. Ok. Punto di controllo raggiunto, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Epsela! Che fa questo? Mi aggira! No! Sono troppo sul bordo. Ecce. Si schiva con l'altro pulsante, non lo imparerò mai.
Dov'è la strada? Non ci capisco più nulla. 1, 2, 3. No, ne bastavano 2. Che malato, un bacino questo. Ok, vai, togliamoci da qua perché non ho più voglia di questa foresta. Anche se mi sa tanto che è il gioco che è così qui. Che co... C'è stato un urlo stavolta, c'è una Banshee in giro. Morisci male. No! Senti, stai lì, bravo. Bravissimo, così ti volevo. Convinto, col passo lento, felpato. Una cassa. Dimmi che c'è qualcosa dentro. No, no, perché non si può aprire, quindi è una cassa messa così a caso. Di qua non si va e si tira da dritto, sì. Porca miseria. Non è bello mai sto posto. Oh, vedo qualcosa qua di interessante. No, schiva. Che fai te? Sono borseggiatore notturno. Oh, no, bestia, c'è lo spalatore di sterco. Sì, ma dai però. Guarda quanto ci devo sta. 4, 5, 6. No. 1, no. Adesso lo devo colpire, l'ho mancato 2 volte, non so come ho fatto. E sono, tra l'altro, a cortissimo di munizioni. 8. Ah, c'è anche bengala, ok. Ma che vada, vado di bengala. Ma se non trovo delle munizioni in fretta, ragazzi, mi sa tanto che... Punto di controllo raggiunto, mi sa tanto che qua ci salutiamo male. Dammi questo. Cosa c'è? Ah no, ok. questo casottino qui mi ricorda Resident Evil 4 con quelle cassette che dentro ci stava il serpente. Che bastardata che era quella lì. Col serpente a molla che ti schizza in avanti. F5. Wake, senti una motosega, vai. Ci mancano più la motosega. Fucile da caccia. L'hai rubato a Ellie The Last of Us questo? Oh, bello. Munizioni, le stavo chiamando poco fa. Quindi, la doppietta basta un colpo per farli fuori. 2, quelli grossi. Quindi il fucile da caccia, quanti colpi serviranno? Però adesso non lo voglio usare il fucile da caccia. Andiamo con l'arma con cui ho più munizioni per il momento. Poi se le cose vanno male ho 2 armi, quindi me la posso giocare diversamente. Sì, ciao. Allora facciamo così. Dov'è l'altro, il terzo, quello qua? Olè. Corriamo, corri! Corri prima che riappaiano! Non so dove devo andare, sono andato a caso. C'è un sentierino qua. C'è manco una mappa. Attraverso il bosco? Ah sì, la mappa c'è, il puntino giallo, in alto a sinistra, ok. Dopo 20 episodi mi rendo conto che abbiamo una mappa. E qua mi faccio del male se vado di sotto. ma dovevo andare di lì? Mi indicava di andare a dritto. No, dai, devo ricordare. Questa cosa è brutta però, che se muori devi raccogliere di nuovo tutti gli oggetti. Allora. Aia. E come ci vado di là? Devo tornare indietro e ci deve essere per forza una stradina che mi porta di sotto. È difficile fare
il boscaiolo. No, no, ma mi sa che sto sbagliando strada proprio. Proprio sì, proprio tanto. Scusa, ma la strada non è che stava là dietro quel casottino dove ho preso il fucile? Muoviti, ciccio bombolo. Corri. Ecco. Corri se qualcuno. Corri come se qualcuno ti seguisse. Ecco, ecco. Quindi da là no, ma da qui sì. Perché è un punto scriptato. Io ero saltato dietro questi sassi. Cos'è? Ho sentito un rumore. Sentì precipitare l'aereo. Ah. Non aveva alcun senso. Era chiaro che fosse appena caduto, ma era vecchissimo e sembrava non volasse da anni. Guardarlo mi fece venire i brividi. Cioè, sembrava appena caduto? Ma se gli manca anche la cabina, scusami. Ah, ecco. Ma ci sta il pilota dentro. È difficile guidare un aeroplano. Ricorda di depositare le chiavi o perderai la caparra. Diceva solo quello nei primi due episodi. Sinistra, dritto. Cioè, dov'è? No, vabbè. Chi è che va a mettere le casse di rifornimenti sull'ala di un elicottero distrutto che è precipitato da poco ma era vecchissimo? No! Olè! Dimmi che c'è un bazooka qua dentro. Non ho più voglia di armi scabrose. Ehi, bengala. I bengalini mi dà. Le supposte luminescenti. E poi a destra, ok. Comunque sta cosa è stata presa da Lost, eh. Si vede. Manca giusto il punto interrogativo in mezzo alla piana. Punto di controllo raggiunto. Ok, quindi ci sono anche checkpoint senza la luce. Va bene, 10. Permesso. Vedo qualcosa là che brilla. Sì, è. Ah, ok, ok, facciamo così allora. Uno. Due. Olè. Ok, munizioni. Sempre. Sempre utili. Devo tirare a dritto per di qua. No. No, non di qua, ma un po' più, un pelino più in là. Oh, Thermos! Il Thermos ne va dei miei, della mia vita, saltelli! Vai di sotto! Quasi. Cos'è, una centrale? Ah, no. No, istia! Salta! Procacciamoci il cibo! Salta! Dai però! Oh. Mi sento quasi meglio adesso. La salute... la salute ce l'abbiamo. Batterie 13, munizioni per la pistola 29. Vabbè, siamo comunque vicini al limite massimo. Credo, più o meno siamo circa a metà. Non vicini. 8 di fucile da caccia che non ho ancora provato. E 10 bengala, ok. No, 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 bestia. No, c'è il rotellino lì che mi faceva. Ma bastardo. Ma mi ha fatto cacare addosso per nulla. Permesso. Io sono una persona per bene che si infila in posti brutti, oscuri. Munizioni per il revolver.
No. Un cappio? Ah no, mi sembrava un cappio, invece... Cos'è? Una roba per tirar su dei... dei sacchi. Cosa c'è? Del fieno dentro. E poi... Cosa ci fai con questo coso? Rotea? S'allunga? No, lo so. Attrezzi. Attrezzi strani. Che c'è di sopra? Munizioni, 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 munizioni. No, audio. C'era qualcosa, infatti. Calcia. Ah. Attirato sulla gabbia. Con la gabbia ci faccio. Ah, ok, capito tutto. Devo andare di qua. C'è la scaletta con qualcosa che porta di sopra. Involontariamente ho preso subito la strada giusta. No. Qui ci sta Nugaz. Ragazzo e mezzo. Pagina del manoscritto. C'era una volta, tanto tempo fa, una bambina con un cappuccetto rosso a cui rapirono una persona cara e con la sua torcia si addentrò in un bosco oscuro, in bosco atro. Per... no, avevo sbagliato, vedi, dovevo saltare da qui. Non c'era una scala che portava di sopra. Vabbè. Allora, due bengala, termos, salta. L'avevo saltato veramente, ma ok. Mi sto confondendo, ragazzi, perché a quanto pare la strada è l'ultimo piano del granaio. E ci sono all'ultimo piano. No, 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 di qua non si va. Devo rompere questo con cosa? Senti, te però rompi, qui nel mezzo. Ah, 10. Dicermelo prima, no? Pecca. Ok, no, vabbè. Finché non spunta nessuno dai buchi, mi preoccupo relativamente. Il punto però è che ti mette l'ansia addosso e non ti dà proprio il tempo di esplorare bene la zona, perché sei sempre lì a guardarti in testa. Oddio. E così perdi. Sì, lo so, gli oscuri sono ripieni, proprio traboccanti di oscurità. Grazie, Capitano Ovvio, per averci detto che le robe cadono. Procacciamoci il cibo. Il grano si mangia. Lasciate perdere, ragazzi. Io mi ci diverto troppo a fare lo scemo. Salta, salteschi. C'è qualcosa qua? Un benga? No. C'è un benga. Invece c'era una pagina del manoscritto. Le ombre si risvegliarono. Salta e non salta. Quindi, ah, ci sono le scatole messe in stile Naughty Dog. Ok. Sì, ma io da dove sono entrato? Da qua. Mi sono perso all'interno di un casottino distrutto. E qui c'è una rampa. Oddio. Alan Wake per un momento era era obliquo all'indietro. Chissà dove dovrò mai passare. Come si attrapasserà questo punto? Oh. Remedy, ditemi la verità. Avete qualche amico all'interno di Naughty Dog? Quello... Allora, io scommetto... scommetto la mia intera collezione di fumetti che quello lì crolla.
Questo no. Sapete perché questo no? Perché questo non è in pendenza, quello invece sì. Vabbè, non è crollato del tutto, ma comunque. Ah no, c'è quello dietro che sta tagliando le corde? Ma l'ho interrotto. Comunque, sennò sarebbe crollato. Dai, ripetimi il discorso delle chiavi e della caparra. Due. Ok. Quelli grossi vanno giù con due fucili del fucile da. Con due colpi del fucile da caccia. Pile e 8 colpi. Ritorniamo al revolver, vai. Ma non sembra esserci altro da raccogliere, a parte lì dentro. Qui, bengala. Bene, bene, bene. Sale, sale. Ah, sono al massimo? Sono al massimo con i proiettili delle pistole. Camping room. Ah, si apre questo così, bastava andarci contro. Alberi che si stroncano dal mezzo, dal nulla. Eccolo! È pericoloso fare il boscaiolo! Madonna, diventerò un meme vivente su sta cosa. Mi ci diverto troppo a portarli per il culo. Però questo c'è la motosega. Aspetta, facciamo così. E uno. Porca miseria! Questo è piuttosto deviato. Uno! Due! Vai giù! Quanti bengala c'ho? 10! I bengala sono carichissimo. Mentre invece il fucile ne ho 6. Non era 6 anche prima? Ah no, ma forse le ho recuperate. Giusto, sì, no, avevo recuperate un paio. Di qua? Di qua c'è. Il niente più assoluto. Di qua c'è campgrounds. Vedo la luce. Oh, guarda dove siamo. Pronti. Barry? La veranda invasa dagli uccelli. Sembra un Ecco. film di Hitchcock. Nasconditi, sto arrivando. Non aprire la porta. Ti sembro pazzo? Non Sì, muoverti. un pochino Torna sì. subito. Cerca solo di tenere accese le luci. Vai, vai, corri, corri, corri. Dobbiamo salvare Barry dagli Dovevo uccellacci. ancora raggiungere Barry nel cottage, ma almeno ero fuori dalla foresta. E questa è una cosa assolutamente positiva. Però non siamo nello stesso punto di prima. Cioè, ci siamo teletrasportati da un'altra parte? A parte che lì c'è una macchina parcheggiata con i fari accesi così, è gratis, proprio random. Closed. For renovation. All'ordine dell'agente dell'FBI. È pericoloso fare pipì nei bagni pubblici. Ma lo so, è che c'è. Se li. Me le vado a cercare anch'io però, eh. Dovevo trovare la chiave del garage. Questa è chiusa. No, ok, dietro non c'è nessuno. Oh, un televisore. Eccola qua. Ecco, lo sapevo. Eh Una sì, è storia non è Rialan. una macchina che obbedisce a dei comandi, è una creatura con una vita propria. Ti
Puoi scriverla, plasmarla, ma quando cresce inizia ad avere una volontà propria. Cambi qualcosa e scateni una reazione a catena che si diffonde in tutte le direzioni. I personaggi devono essere sempre coerenti con se stessi. Gli eventi devono seguire una logica calzante. Un solo errore e la magia svanisce. La storia muore. Elis muore. Wow. Quindi riconfermo il fatto... Cioè si riconferma il fatto che io sto vivendo una storia dell'Alan Wake del futuro, che qualcosa è andata male e quindi sta cercando di modificare la storia. Quindi a questo punto noi non siamo più l'Alan Wake del passato, mi viene da pensare che noi non siamo l'Alan Wake vero e proprio, ma siamo l'Alan Wake della storia di Alan Wake che la sta scrivendo, che sta modificando la storia per non far morire la moglie. Ora voglio capire come fa la moglie vera a essere finita all'interno della storia che l'Alan Wake, quell'altro, quello del televisore, ha scritto e sta cercando di salvare, e noi dobbiamo andare a salvarla. Quindi come ha fatto un personaggio esterno alla storia a finire all'interno della storia? Questo voglio capire. Ecco, l'ho visto. Gabinetto, scopri la natura di te stesso. Ma lo sapevo che sarebbe comparso nell'unico cesso chiuso. Porco Giuda. Mi sono cagato comunque addosso e non sono stato colpito, quindi un plauso a me stesso, a me medesimo. Dobbiamo andare qua, suppongo. Ho compreso la chiave. Dai. Oh, bellina, cos'è la macchina dell'FBI? Ah no, Elderwood Park Ranger. Eh sì, è la macchina del ranger, infatti. Guida? Oddio, posso guidare? Serio? Non ci credo, posso guidare. Vieni, vieni che ti spal... No, aspetta, è un... Ho fatto un fail. Vieni che ti spalmo. Bello. Come? Ho già perso il cofano. Ma è debolissima allora sta macchina. Comunque i comandi sono un po' troppo reattivi, I comandi sono troppo reattivi, sì. Sì. Dai, sei un fuoristrada, Guardala come sbanda. Orca put... Cosa c'è qua? Qualcosa da raccogliere? No, però c'è un altro gabinetto. E della roba da raccogliere, effettivamente, sì. E perdi tempo a chiudere lo sportello, chi se ne frega. Vabbè, continuiamo con la macchina del ranger che mi convince. Ecco. No, aspetta, allora la mappa dice di andare in super di qua. No, aspetta, ci sto capendo più nulla. Destra. Sinistra. Ponte. Qui c'è nulla da raccogliere? Ho paura di lasciarmi qualcosa alle spalle. Oh, se succede pazienza, però. Ok. Madonna, sei ingestibile, però. E vai indietro! Madonna, la fatica per guidare sto mezzo. No, ma io non devo andare qua. Oh, sì. Sì, devo andare qua, ok. Dai, dai. Ecco. Mi sa che da qua ce la facciamo a piedi. Si è mosso da solo. Non lo chiudere lo... Che cos'era quel verso? No, cra. Oh, belli, tutto mio. La pistola lanciarazzi era la miglior arma immaginabile, infatti, per affrontare quelle creature oscure. Infatti.
E meno male, mi stavo domandando se me l'avrebbe mai ridata nel gioco. A parte che sì. Ah, ma c'è ancora un altro slot libero, eh. Quindi mi deve arrivare un'altra arma. Bene, bene. Sarà un fucile a pompa, andando a logica. Aia. Schianta male. È difficile fare il boscaiolo. Cos'era? Oh no, via! Ora mi piglia lo stesso. No, ok. Luce, luce. Eccoci. Sì, ma dov'è sto che... Oh, ecco, infatti. Che Era il rapitore. voglia Figlio di me. puttana, dov'è mia moglie? Ecco. Basta giochetti, Wake. Consegnami il manoscritto e riavrai la tua Ma donna. con Chiaro quale come manoscritto? l'acqua. Quale voglia? Che vuoi Non da c'è... me? Senti, senti. Ho bisogno di tempo per finirlo. Devo scrivere il finale. Mi serve una settimana. Devi finirlo? Mi serve una settimana. 2 giorni. Nella vecchia miniera di carbone di Brightfall. Si è. La troverai facilmente da Merino, nell'edificio principale a mezzogiorno. Porta il manoscritto e avrai tua moglie. Sì, Altrimenti. vabbè. Sì, ho capito. Ora devo andare nella miniera di carbone, Resident Evil 4, Madonna. Barry aveva parlato di Oddio. uccelli al telefono. Oddio, no! Gli uccelli stanno divelgendo. Non so se esiste questa parola, divelgendo. Comunque, il palo della luce. Cos'è? Ah, ok. Tutto mio, tutto mio, tutto mio. Beh, ragazzi, abbiamo raggiunto la mezz'ora. Anzi, sono sfociato di 4 minuti. Scusate. Comunque, ragazzi, nel prossimo episodio vedremo questi uccellacci cosa vogliono fare. A parte che, vabbè, si sa cosa vogliono fare. Vedremo di arrivare da Barry, salvarlo dagli uccellacci. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Vi ricordo di spolliciare il video per supportare la serie. Iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci becchiamo al prossimo episodio di Alan Wake.